Buongiorno Ministro, benvenuto, la ringrazio. Sono Isabel Rocabarren de Panoramica Latinoamericana del Perù. Lei che è molto afferrato sul tema europeo, io volevo chiederle sul tema della politica agricola comune, che rappresenta non soltanto un'alterazione alla concorrenza, se no anche sta danneggiando il negoziato con il Mercosur. E questo praticamente da più di 10 anni e ha interferito anche sui diversi accordi con l'America Latina. Inoltre vorrei capire anche la sua posizione nei confronti dei paesi dell'America Latina, dei cittadini latinoamericani anche che sono migranti qua. Grazie, sì, sull'agricoltura c'è tanto da rivedere, ne ho parlato anche col ministro brasiliano che ho avuto modo di incontrare a Araújo pochi giorni fa. C'è estrema attenzione, ecco, sono paesi culturalmente, socialmente, economicamente vicini alla nostra cultura continentale, quindi c'è stato più di un cardinale italiano che in passato a nome della Chiesa avanzò una proposta che io ho sempre condiviso, di scegliere un'immigrazione a noi più affine. Quindi l'immigrazione dal continente sudamericano è sicuramente più affine al nostro continente che non l'immigrazione da altri paesi con altre culture, altre religioni, altre tradizioni. Quindi assolutamente ben disponibili a dialogare, a integrare, ad accogliere, ad agevolare il rientro anche in Italia di immigrati italiani con genitori, nonni o bisnonni italiani che sono in Sud America. Per quello, poi ci saranno appuntamenti anche elettorali importanti, penso all'Argentina, in Sud America, quindi seguiremo con attenzione, così come sto seguendo con estrema attenzione la proposta di rilancio economico e fiscale del presidente Bolsonaro, che dal mio punto di vista potrà solo far bene al rilancio economico del Brasile e anche a un nuovo e più attento posizionamento sullo scenario internazionale. Quindi conto che il Brasile, alla guida del continente sudamericano, possa essere un protagonista importante nello scenario diplomatico futuro. Mercosur. Sul Mercosur sì, ne abbiamo parlato anche col Ministro. L'importante è garantire parità di diritti e di condizioni. E quindi noi su alcuni settori agricoli, penso alla carne, ad esempio, quello che chiediamo è assoluto rigore nei controlli, nella qualità della produzione e del prodotto, perché alcuni accordi commerciali ci hanno pesantemente danneggiato, penso a quello per il riso dalla Birmania oppure anche l'accordo, il CETA, di cui si stanno valutando i pro e i contro, per stare molto attenti. Sì, la politica agricola così com'è non funziona perché viene premiata da questa politica agricola europea la quantità più che la qualità. L'Italia si fonda sulla qualità, i soldi spesso e volentieri vanno laddove c'è meno qualità e più quantità. Io preferisco la qualità.